sono Valentina e oggi vorrei parlarvi di come non faccio le pulizie di primavera. Come adesso che sono diventata mamma mi sto organizzando con le pulizie di primavera. Accenno brevemente a che cos'è la pulizia zone. Ho stabilito 4 zone nella mia casa che corrispondono alle 4 settimane del mese. Quindi la prima settimana del mese pulisco ingresso, soggiorno e terrazzo. La seconda settimana del mese cucina, sala da pranzo. La terza settimana del mese pulisco la mia stanza e la quarta settimana del mese pulisco il resto, quindi il bagno, la lavanderia e la camera della bimba. Oggi insieme faremo la prima zona, quindi ingresso, soggiorno e terrazzo, se ce la facciamo. A volte dedico 15 minuti al giorno, a volte le ammasso tutte e faccio un'ora di pulizie per zona a settimana. In questo periodo ne approfitto che mio marito e la bimba sono al sabato mattina a fare un corso di acquaticità, per cui ho proprio un'ora giusta di tempo per fare tutto questo. Questa di nuovo è una pulizia che faccio un po' più a fondo, una volta a settimana, per mantenere sempre costantemente pulita casa e non dover fare quindi mai più le pulizie di primavera. Quindi iniziamo. Con uno spazzettone per pulire pavimenti e un asciugamano bianco asciutto inizio a spolverare i miei soffitti e le pareti. Lavoro in senso orario in modo da riuscire a passare tutta la casa. Una volta tornata poi alla porta colgo l'occasione per spolverare anche quella, anche se è bianca non ci accorgiamo che si sporca molto spesso, in particolare nella parte più bassa dove ci sono le manate di mia figlia, e non mi dimentico naturalmente di pulire la maniglia, gli interruttori, il citofono, il battiscopa e un po' tutte queste piccole cose. Sistemo quindi anche l'area cappotti, mentre per quanto riguarda il mobile dell'ingresso ne parliamo in un altro video. Passo quindi al divano, dove colgo l'occasione per togliere tutte le federe ai cuscini, metterle a lavare insieme alle coperte. Tolgo i cuscini dal divano e inizio a spolverarlo con il mio aspirapolvere. Tolgo anche i cuscini della seduta e lì si scoprono sempre tante cose in più che mai avevo pensato di trovare prima quando avevamo una vita a due. Riposiziono quindi tutti i cuscini sul divano e vado ad aspirare la poltrona. Passo quindi alle tende e le smonto per lavarle. Nello smontarle mi rendo conto che c'era una vite un po' lasca, colgo l'occasione quindi per fissarla. Tolgo quindi le tende e le metto a lavare. Passo quindi gli stipiti della finestra, non passo i vetri perché essendo una pulizia a zone comunque ci ritornerò il mese prossimo. A questo punto passo l'aspirapolvere che sarà veramente riempito di tutto, e dopo aver passato l'aspirapolvere sul tappeto colgo l'occasione per pulirlo. Prendo quindi una soluzione di acqua e aceto e un asciugamano bianco e lo passo direttamente sul tappeto. L'aceto non solo pulisce e igienizza i tappeti, ma proprio va a ravvivare i colori della tappezzeria. La mia ora di tempo è finita, stanno per tornare mio marito e la bimba, per cui accendo una candela e per il resto passerò il mese prossimo. Grazie per aver visto questo video e alla prossima. Ciao!